Siamo qui per la presentazione di questo volume di Duccio Balestracci, Stato d'assedio, assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna. Allora, devo dirvi che il professor Cardini, come vedete, non è presente, non è potuto venire per una serie di contrattempi, però ha mandato un lungo testo di storia medievale all'Università di Siena e anche un contradaiolo piuttosto acceso, insomma. Mi pare che tu appartenga, ma non sono sicuro, alla contrada del Nicchio. Alla contrada del Nicchio. Ora avete avuto un periodo di astinenza, no? Non cominciamo a entrare in questi salcetti, parliamo di altro. Ecco, di astinenza, di... Ah, sì. Vabbè. Allora, cominciamo con l'intervento del professor Franco Cardini, che scrive, ha dato un titolo anche a questo suo intervento, Tipologia e fenomenologia dell'assedio nell'analisi di Duccio Balestracci. All'inizio il professor Cardini porge le sue scuse, scrive, è imbarazzante, umiliante aprire una breve nota, per giunta affidata alla lettura di altri, con una serie di scuse. Lo è soprattutto quando si tratta di parlare del lavoro di qualcuno che è non solo un valoroso collega, bensì anche un vecchissimo amico. D'altronde, obbligato a disertare questa giornata a causa di un intrico di equivoci e di coincidenze, chi vi scrive è costretto ad appellarsi, una volta tanto, a un credito guadagnato in decenni di costante attività. E passa all'analisi del volume. Stato d'assedio. Questo illucido, ma anche suo more, ironico titolo che Duccio Balestracci ha scelto per il suo solido libro, 372 pagine, delle quali 81 di apparati, cioè di note. Presentato da una casa editrice autorevole come Il Mulino di Bologna. D'altronde si pone subito la questione del sottotitolo, che serve per sua natura a chiarire e anche a limitare caratteri e contenuti di un libro, ma che talora può, magari involontariamente, ingannare il lettore. Balestracci è un medievista specializzato principalmente nel tardo Medioevo, secoli XIII-XV, studioso soprattutto di istituzioni e di strutture territoriali senesi e toscane, ma anche di viaggi e di storia socioculturale, ma attento anche all'età moderna e contemporanea, con un approccio ispirato a quella che potremmo definire, e lo sottolineo a suo onore, passione civica, come dimostrano i suoi begli studi sull'invenzione dell'identità italiana, quella a cui facevo riferimento io prima, e con una generosa apertura verso le scienze umane e sociali sul Palio di Siena. Per lui, e l'ha dimostrato, la medievistica e magari il medievalismo non sono condizionanti recinzioni erudite, bensì centri irradianti di forza critica. Ecco perché il sottotitolo Assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna, sincero e corretto sia nella sostanza sia nelle intenzioni, rischia tuttavia di tenere lontani dalla fruizione di questo studio tanto qualcuno che ama o che privilegia orizzonti geostorici più ampi, sia qualcun altro che preferisce interessarsi dell'età antica
o di quella contemporanea, sia qualcun altro ancora che ritenga il focus sugli assedi necessario magari, ma non sufficiente, a illuminare un periodo storico o anche soltanto un'area concettuale specifica come la storia militare. L'antidoto necessario a uscire da tale equivoco è quello che credo tutti noi insegnanti di storia proponiamo ogni anno nella prima lezione dedicata ai principianti, ma, ohimè, sovente dimenticata anche da studenti più anziani e avveduti e magari persino da qualche studioso. Quello riassunto nei pochi consigli su come si legge un libro, a seconda del genere cui esso si riferisce. Un romanzo o una raccolta di novelle o di saggi, oppure un libro di ricette culinarie, si possono leggere dalla prima all'ultima pagina, a meno che non si preferisca piluccar pigramente e curiosamente qua e là. Un romanzo storico si legge dopo essersi almeno rinfrescate le idee sul periodo al quale ci si riferisce. Per i saggi d'argomento politico, politologico o scientifico o tecnico è consigliabile partire dalla conclusione. Se ci si dà a un thriller, viceversa, guai a sbirciare nelle ultime pagine. Anzi, in quel caso, la lettura ordinata e sistematica è tassativa. Un libro di storia, invece, si legge correttamente, anzitutto, informandosi bene su chi sia l'autore. Quindi, studiando senza fretta l'indice dei capitoli e dei paragrafi, utile viatico a comprendere il suo stile e le sue intenzioni strategiche. Infine, considerando con la massima attenzione, quando vi siano, e qui ci sono, sia l'introduzione sia la conclusione, che qui sono vere e proprie pagine da manuale che illuminano con limpido cartesiano esprit de géométrie sia il carattere profondo dell'opera sia il profilo psico-autobiografico culturale dell'autore. L'introduzione qui è dedicata a storie senza gloria dei momenti di gloria. L'assedio è un clou presentato letterariamente e iconograficamente nel suo acme eroico e tragico, ma nei momenti di gloria invece il resto è silenzio. Il resto manca e non è di regola nemmeno all'uso. E il resto è la storia senza gloria, che se ignorata impedisce di capire il senso vero di quel beau geste che d'altronde preso a sé è un insignificante, nel senso proprio di tale termine, spezzone di gloria senza storia. Ma diciamolo, parafrasando e cucendo insieme, pratica infame, tecnica vergognosa, si fa presto a dire assedio, titolo del capitolo primo. Resta però il fatto che assedio è uno stato d'animo, capitolo settimo, e in ogni caso un assedio è sempre quello e non un altro. È una storia da raccontare, capitolo tredicesimo, e bisogna pertanto valutare anzitutto chi racconta, capitolo tredicesimo, parte prima. Quindi anche quando e dove e a chi racconta, come racconta, perché racconta. Capitolo terzo, paragrafo secondo. Bellissimo, perfetto modello di passaggio dal modulo narrativo, lo history telling, al modulo problematico, analytical history, passaggio che non si compie se non tenendo presenti sempre le inaggirabili norme prescritte dall'intramontabile manuale metodologico di Ernst Bernheim, le quattro fasi della ricerca storica,
ovvero euristica, analisi, sintesi, esposizione. Assedio come stato d'animo, stato d'assedio, appunto. Lo stato d'assedio è una costante d'antichissima data nella storia del genere umano. Certo, vi sono vari tipi di assedio. Quello classico western, dei pelle rossa che volteggiano abilissimi a cavallo attorno al cerchio di carri dei coloni in marcia verso il Far West. È uno di essi, a noi cinematograficamente cari, e il suo archetipo è antichissimo, magico, sciamanico ed euroasiatico. Ci sono in apparenza meno cruenti gli assedi economici, gli embargos, tipo le sanzioni decretate dalla Società delle Nazioni del 1935 all'Italia, o in tempi più moderni, quelle degli Stati Uniti e dei suoi alleati contro Cina, Russia, Iran, India o Cuba. Tutti, scrive Cardini, alquanto disonesti e maldestri, a non voler dir di peggio. Ma quando pensiamo ai veri e propri assedi nella storia, ci muoviamo su un arco diacronico e intertipologico immenso, che dalla guerra di Troia del XIII secolo avanti Cristo, o dall'assedio di Gerusalemme del 70 d.C., o di Costantinopoli nel 1453, o di Firenze nel 1530, arriva agli assedi tedeschi di Leningrado e di Stalingrado del 1941-44 e oltre, fino alle pagine imbarazzanti di quelli più recenti a Belgrado o a Baghdad. Una tipologia molto varia, una fenomenologia impensabilmente complessa, da cui emergono tuttavia alcune costanti che riguardano quantomeno l'antichità, non solo quella occidentale, il Medioevo e la storia afroasiatica, dopodiché con l'invenzione e l'uso sistematico dell'artiglieria a polvere e le fondamentali modifiche architettoniche e poliorcetiche da ciò derivate, tutto cambia. Ma proprio questo è il punto, in quanto lo storico prudente e avveduto, se non si è imbarcato per solcare le immense acque della world history, si pone un attento problema di periodizzazione e si sceglie un più o meno ampio segmento di storia all'interno del quale sono ben individuabili costanti omogenee e chiari fattori di continuità. Mentre Balestracci, diavolo d'un uomo, sceglie invece, o sembra scegliere con goliardico spirito provocatorio, un momento di rottura, una fase di mutamento, appunto quella del passaggio dal Medioevo all'età moderna. Ma quel che colpisce nel taglio da lui privilegiato è l'ampiezza della prospettiva, accompagnata dalla profondità e varietà di analisi, sempre difficile in un lavoro che, per definizione, si presenta come sintesi. Il libro è centrato con sicurezza sui secoli che vanno dal pieno Medioevo alla fine del XVIII secolo, ma si avventura con piglio sicuro in una serie di confronti, talora note puntuali, talaltra squarci arditi e rivelatori, con episodi dell'antichità e dei tempi a noi più vicini, accostati con apparente disinvoltura, senza preoccupazioni cronologistiche di sorta. La sua è una materia viva e lui lo sa benissimo. In fondo, tutti noi ricordiamo il recente martirio di Sarajevo e avremmo reagito con qualche disagio
se non addirittura con delusione, dinanzi a un libro che, pur occupandosi di altre fasi della storia e di altri scenari, non gli avesse dedicato almeno qualche parola. E che dire poi, magari, di Madrid che bien resiste, del 39, epopea contemporanea richiamata da Hemingway nella quinta colonna, o di Stalingrado, di quell'immenso albero del sacrificio evocato da un commosso Pablo Neruda? Il taglio adottato da Balestracci è comunque ardito e generoso. Senza dubbio il terminus ad quem è tecnicamente costituito dal cannone e dalla polvere da sparo, ai quali si risponde col passaggio dalla cortina muraria alla bastionatura, una rivoluzione anche estetica e culturale, oltre che tecnica e architettonica. C'è poi la differenza tra assedio da terra e assedio dal mare, tra assedio lungo, lunghissimo, e assedio relativamente breve, e tra le condizioni del suo successo, quando abbastanza raramente esso riesce. Che di solito città e fortezze cadono per fame o per tradimento, come già diceva Filippo di Macedonia, padre del grande Alessandro, non c'è muraglia tanto ben costruita da non presentare nemmeno una strettissima breccia dalla quale possa passare un asinello col basto carico d'oro, insomma la corruzione, più raro che vengano conquistate. In questa lunga, ma assolutamente non monotona, teoria di assalti e di sortite, di mine e di contromine, di fame e di sete, di precarie o proibitive condizioni igieniche, di epidemie e di guerra psicologica, dalle teste degli ostaggi decapitati dagli assalitori catapultate entro le mura degli assediati fino alle fake news, non mancano i grandi protagonisti. Uno soprattutto, la paura. La paura di chi assedia e di chi è assediato, prima, durante e dopo, dal momento che una città posta sotto assedio, quando esso viene levato, comincia immediatamente a pensare al prossimo che verrà. La tavolozza dell'affresco fornito da Balestracci è ricchissima. Le tattiche messe in opera da assedianti e assediati, i mezzi e gli strumenti d'attacco e di difesa, macchine d'assedio, proiettile, gallerie, mine, ma anche la guerra psicologica, le beffe e le minacce, gli epiteti e gli stratagemmi, le crudeltà a scopo intimidatorio e quelle fine a se stesse. Il libro ha suscitato un folto dibattito fra i protagonisti, dal quale si annoverano storici illustri, come Alessandro Barbero, uno che di battaglie, da Adrianopoli a Lepanto a Waterloo a Caporetto, se ne intende, il quale ha osservato che negli assedi come nelle battaglie si vince non tanto combattendo, quanto convincendo i nemici del fatto che essi hanno perduto. Ed eccoci a un altro protagonista, tanto del libro quanto dei fatti che vi si narrano, la paura. Dentro la città assediata, la paura che nasce nel momento in cui si comincia a pensare a che cosa succederà se i nemici entreranno da conquistatori e da padroni. Fuori, la paura delle molteplici forme di morte, qualcuna orrenda,
alla quale si può andare incontro sotto le mura. E Antonio Musarra ha aggiunto che si può parlare di una prospettiva balestracciana nel modo in cui lo storico senese riesce a cogliere l'esistenza di costanti tra periodi storici completamente diversi tra loro per aiutare a capire il modo in cui emozioni individuali o collettive come la paura si ridefiniscano ogni volta. Storia antica, non però histoire immobile, che le variabili spazio-temporali sono infinite. Ed eccoci alla fine di un affresco, ma meglio sarebbe forse parlare di una lunga sequenza cinematografica in cui entra tutto: il coraggio e la viltà, le chagrin e la pitié, la fame e la sete, la fedeltà e il tradimento, la ferocia e la generosità, il credo religioso e le superstizioni, la speranza e la disperazione, l'eroismo fortemente determinato e quello casuale, a tirare le somme del senso accuratamente previsto e preparato dall'autore, che, come qualunque storico delle istituzioni militari, è per forza di cose anche un tattico accorto e un buon stratega. Balestracci dedica pochissime esemplari pagine a una conclusione che ci riconduce dritti al centro della problematica costituita dall'avvio della modernità occidentale. Il titolo è 3 o forse 4 assedi per costruire l'Europa cristiana. Un'Europa che non coincideva con la Pars Occidentis, l'area liturgicamente e culturalmente parlando latina della cristianità, come era l'Europa dominata dal dialogo, talora brutale, tra vescovo di Roma e sovrano romano-germanico, ma che si attestava sulla tuizio identitaria cristiana contro un pericolo vissuto o creduto o presentato come religioso, l'Islam, bensì in realtà geopolitiche, l'Islam sunnita degli ottomani. Ed ecco i 4 pilastri evenemenziali di quell'Europa cristiana, che si precisava appunto attraverso gli eventi ossidionali, cioè gli assedi di Costantinopoli 1453, di Malta 1563, di Vienna 1683, di Corfù 1716. Corfù è, aggiungo io, è forse quel quarto assedio che Duccio Balestracci mette in dubbio, no? 3 o forse 4 per costruire l'Europa cristiana. Di quell'Europa che a torto o a ragione si sentiva accerchiata, ma che aveva frattanto elaborato le basi per un giro di boa che le avrebbe consentito ben presto di conseguire il primato all'interno di un sistema mondiale in cui le paratie delle culture a compartimenti stagni erano cadute e ci si stava avviando verso un'economia mondo, vale a dire verso quella che sarebbe stata la globalizzazione. Il mito di fondazione della nuova età consisteva nell'esportazione, scritto tra virgolette, della cultura greco-romana antica rinnovata dall'umanesimo e della fede nel Cristo. Gli strumenti della scoperta conquista, provocata magari o quantomeno accelerata dal dilagare dell'impero ottomano nel mondo asiafro-mediterraneo fino ai Balcani, erano le vele e i cannoni evocati dal saggio epocale di Carlo Maria Cipolla, no? Questo saggio famoso di Cipolla, Veli e cannoni. Nei tempi nostri,
questa parabola sembra conclusa e preludere a un tempo nuovo. Decadenza e caduta dell'Occidente o sua morte e resurrezione, o passaggio del testimone in un mondo divenuto multilaterale che possa preludere a nuove sintesi culturali? Il prossimo futuro ce lo dirà. È comunque certo inquietante, tanto per restare in tema, che l'età nuova si annunzi con nuove forme di assedio. Un ventennio fa l'attacco all'Occidente, o quantomeno alla sua egemonia socio-economica e socio-culturale, simbolizzato dalla distruzione delle newyorkesi Twin Tower. Oggi l'avvio della COP26, che sotto la forma o l'alibi della lotta contro l'innalzamento del clima e l'inquinamento del mondo, sembra risolversi in un assedio etico, mediatico, economico dei paesi che ancora non dispongono di alternative all'uso del carbone quale fonte di risorsa energetica primaria. Assedio anzitutto alla Cina, quindi, per ora a quel che pare solo etico, mediatico, economico. Se non evolverà verso altre forme ossidionali, in un mondo che ha praticamente abbandonato la sponda del disarmo nucleare, che sarebbe stato di per sé un decisivo strumento nella lotta al riscaldamento e all'inquinamento globali, e che si presenta irto di basi che ospitano ordigni di morte. Anche in Italia, secondo accordi tra virgolette democratici, scrive Cardini, internazionali che sotto gli occhi di tutti calpestano la nostra Costituzione. Ecco, questa è la lettura molto ampia, molto puntuale che ha fatto Franco Cardini del volume di Duccio Balestracci, inserendo però in un discorso, come avete sentito, di carattere molto più generale, perché poi si parla dell'età contemporanea e di altri tipi di assedi, no? Questo riferimento finale è a questo assedio alla Cina, insomma. Ecco. E ha messo in rilievo anche un altro aspetto, a mio parere, molto interessante, come per lungo tempo gli assedi sono quegli assedi che si svolgono all'interno del mondo occidentale, no? All'interno dell'Italia, dell'Occidente medievale, e poi viene fuori questo scontro con il mondo musulmano attraverso quegli assedi, quei 3-4 assedi che in qualche modo, come scrive Duccio Balestracci, hanno fatto un po', hanno contribuito, diciamo, più che alla nascita, al rafforzamento dell'Europa cristiana, insomma, ecco, da Costantinopoli, soprattutto poi all'assedio di Vienna da parte dei turchi e alla vittoria del principe Eugenio. Quindi vedete, ecco, una lettura, diciamo così, professor Cardini, purtroppo per una serie, ripeto, di malintese e inconvenienti non è qui, però ci ha fornito una lettura veramente molto ampia del volume di Duccio Balestracci. Ecco, a questo punto devo dire che leggere le pagine è un po' stancante, leggere le pagine così parola per parola. A questo punto io do la parola a Chiara Frugoni. Non so se si dà questo microfono? Ah, ce l'hai già. Ecco, allora io comincio con una premessa per il fatto che mi sembra che questo testo di Cardini così ampio abbia ben spiegato anche a chi ascolta e ancora non ha letto il libro di che cosa questo libro parli, da una parte, e dall'altra io devo dire che non mi sono mai occupata d'assedi. E questo libro, appunto perché è così ampio, parte dall'antichità e arriva fino al XVIII secolo, parla anche di Medioevo, ma moltissimo dei secoli dopo, e quindi io sono completamente digiuna, e l'unico ruolo che mi pare di poter avere qui è quello di una lettrice molto attenta, e quindi ho pensato soprattutto di farti delle domande.
nel senso che saranno le mie curiosità che mi auguro che possano interessare dalle tue risposte il pubblico. Ecco, mi pare che, te l'elenco, cominciando con questa. Cioè, è chiaro dal tuo libro che il grande cambiamento arriva con la polvere da sparo. E allora mi sono ricordata di un passo del Petrarca, De Remedis Utriusque Fortune, che è un passo piccolo, breve, che quindi anch'io leggo, e che dice: non bastava che tuonasse dal cielo l'ira di Dio immortale, era necessario che l'omuncolo, quando la crudeltà si allea con la superbia, tuonasse anche dalla terra. La follia umana ha imitato l'inimitabile fulmine, come dice Virgilio, e ciò che per natura scende dalle nubi ora fuoriesce da uno strumento infernale, che secondo alcuni sarebbe invenzione di Archimede al tempo nel quale Marcello assediava Siracusa. Ma il mezzo che egli escogitò per garantire la libertà ai propri concittadini, per allontanare la rovina della patria o almeno ritardarla, questo mezzo voi lo impiegate per opprimere con il giogo o con i massacri i popoli liberi. Sino al recente passato questa peste era ancora rara, tanto che la si contemplava con sommo stupore. Oggi, poiché l'animo dell'uomo è facile ad abituarsi alle peggiori sciagure, è comune quanto qualsiasi altro genere di armamenti. Ecco, allora una delle prime cose che mi sono venute in mente è se ci sono altri testi che descrivano lo stupore e anche proprio la contrarietà di questo nuovo mezzo, che mi pare fa cambiare anche proprio la tipologia, e qui chiedo se è così, degli assedianti, nel senso che prima della polvere da sparo occorreva essere ricchi ai tanti, avere cavalli, mentre con un fucile chiunque può sparare, anche appunto un omuncolo. Allora ti chiedevo se c'erano altri testi che dimostrano questa stupore e sgomento di fronte a questo nuovo mezzo. Questa è la prima domanda. Grazie, intanto grazie a Franco Cardini per queste lusinghiere parole, grazie a Chiara Frugoni per questa domanda. La polvere da sparo è un elemento fondamentale di cambiamento, e non soltanto per quello che riguarda la guerra d'assedio, ma non ci dimentichiamo che diciamo che alle origini dello sviluppo e della messa a punto dell'artiglieria, comprese le artiglierie di campagna per intendersi, c'è la messa a punto delle artiglierie in funzione ossidionale. Cioè le artiglierie all'inizio sono semplicemente la prosecuzione delle armi da getto, delle vecchie catapulte e dalle balestre. Le balestre non sono soltanto quelle ad arco, per capirsi, ma sono anche quelle armi, quelle macchine che tirano, e la prosecuzione di quelle armi con altri mezzi, cioè con un mezzo di propulsione. Non ci dimentichiamo che le artiglierie da assedio sparano un po' di tutto, sparano palle di ferro, molto più spesso palle di pietra, ma anche oggetti di ferro vari, assemblati in vario modo. E non ci dimentichiamo mai che si sta parlando di proiettili a percussione, non a esplosione. Per arrivare ai proiettili esplosivi bisogna arrivare a epoche quasi vicine a noi. È vero però che cambiano la storia della guerra. La cambiano, come ho detto, continuo su questo discorso, poi arrivo alla domanda che mi hai fatto. La cambiano perché poi le artiglierie che sono create in funzione dell'assedio vengono progressivamente spostate sul campo di battaglia. Sul campo di battaglia, dove le artiglierie assumono un aspetto che è sempre meno l'aspetto gigantesco delle grosse bombarde che fanno un grande chiasso ma fanno poco danno, per assumere invece l'aspetto delle artiglierie più mobili, più piccole, più maneggevoli, più facilmente ricaricabili, più funzionali da questo punto di vista. La fine della guerra dei 100 anni
è dovuta anche al fatto che nell'ultima battaglia gli inglesi si trovano qualche centinaio di bocca da fuoco francesi che fanno fuoco ripetutamente addosso agli inglesi e li mettono veramente a mal partito. Quindi una, diciamo così, un adeguamento delle artiglierie dall'assedio alle artiglierie di campagna. Le artiglierie hanno una funzione determinante, la funzione determinante di cambiare il volto delle fortificazioni. Perché la fortificazione medievale è tanto più sicura, è tanto più funzionale, quanto più è alta, quanto più è irta di torri, di avvistamento e quanto di altro. Con le artiglierie è il contrario, bisogna abbassare immediatamente tutto perché colpite non sono proiettili a esplosione ma anche a percussione, per quanto a percussione l'effetto shrapnel è fortissimo e quindi queste belle torrette, tutte queste belle superfetazioni sulle mura colpite da una palla tirata dall'artiglieria diventano veramente, veramente esiziali. Quindi da questo punto di vista è fondamentale il passaggio appunto dal tipo di fortificazioni medievali alla bastionata, più piccola, più tozza, con gli angoli per far scivolare le palle, o addirittura come si fa a Firenze nell'assedio del 1529-30, costruite queste fortificazioni con un tipo particolare di terra che assorbe meglio il colpo del cannone. Quindi è una cosa assolutamente fondamentale. C'è un aspetto importante da tenere presente, che questo cambiamento non è repentino, non è che l'introduzione delle armi da fuoco e delle artiglierie più maneggevoli e quanto di altro, poi arrivo alla domanda che mi hai fatto con precisione, sia una cosa da un momento all'altro. C'è un passaggio molto lento, non c'è un appunto non ci sono dei cambiamenti che sono repentini, però sono cambiamenti recepiti. Tu dici, mi chiedevi, citavi giustamente il Petrarca. Bene, se leggiamo le testimonianze, mi riferisco a un assedio molto particolare, molto, molto importante da questo punto di vista, che è un laboratorio incredibile, quello del 1453 di Costantinopoli, si legge con chiarezza che queste artiglierie, l'adeguamento delle artiglierie, soprattutto le artiglierie turche, i turchi hanno una batteria di artiglierie da far paura, ce le avrebbero potenti anche i bizantini, anche i costantinopolitani, però hanno un piccolo problema, che quando l'artiglieria, quando i pezzi di artiglieria sono troppo forti sulle mura di Costantinopoli, creano delle vibrazioni alle mura e rischiano di far collassare le mura. Quindi ce le avrebbero i bizantini, ma le possono usare meno. Però le testimonianze di tutti quelli che descrivono l'assedio di Costantinopoli del 1453 vanno nella direzione in cui dicevi tu, cioè sono le testimonianze di chi sgomento si rende conto che queste artiglierie creano davvero dei problemi molto grossi. L'imperatore di Costantinopoli, quando a un certo punto si rende conto che il palazzo imperiale è totalmente scoperto rispetto a queste artiglierie, e chiama di volata i tecnici, diciamo così, e fa costruire tutta una serie di protezioni, perché si accorge che lo chiappano in filata, nessuno si era mai preso questa briga. E il senso di sgomento è uno sgomento forte. È un senso di sgomento, e qui entra poi anche una questione di mentalità e di psicologia, che prende i grandi protagonisti. Questo strumento, questo maledetto ferro bucio, per dirla con l'Ariosto, che può essere azionato da chiunque e che può a distanza proditoriamente ammazzare un guerriero, dove prima il guerriero si ammazzava con una lotta alla pari, con l'arma in mano, è un qualche cosa che crea sconcerto e fa toccare con mano il fatto che siamo di fronte a una guerra sporca, perché si usano armi che sono armi che non entrano nell'etica, per intendersi, e succedono delle cose anche altrettanto buffe. Ci sono dei condottieri del 500, per esempio,
i quali sì, usano le armi da fuoco, e siamo perfettamente d'accordo che usano le armi da fuoco, però per quello che riguarda per esempio le artiglierie siamo d'accordo, ma per quello che riguarda fucili e cose del genere dicono vabbè, fucili non si chiamano ancora così, gli archibugi, ma oh, scusatemi, è un'addizione alla matriciana questa, ma per farmi capire, dicono vabbè, tanto questa è una novità che tanto non durerà, perché a parte le artiglierie, poi per il resto si tornerà a combattere con le spade, si tornerà a combattere nel vecchio, nel vecchio modo. Quindi c'è questa distorsione della mentalità introdotta dalle artiglierie, che non è meno importante nel modo di recepire il modo di fare la guerra che non quello appunto della tecnica vera e propria. Ecco, allora io ti chiedevo, ma naturalmente ci sono i cannoni, ma negli assedi per esempio gli schioppetti non hanno molto importanza? Questo te lo chiedevo perché mi è venuto in mente nell'affresco che c'è a Clusone della danza macabra, c'è la morte, e mentre gli aiutanti di solito avevano un arco che tiravano, li tirano con lo schioppetto. Allora mi chiedevo se per caso anche negli assedi fossero importanti, oppure invece l'importanza fosse essenzialmente dei cannoni. L'importanza è dispari in questo senso, perché per chi assedia lo schioppo funziona e non funziona, e tu tiri, ma insomma la possibilità di che appare qualcuno con una schioppetta, ma per gli assediati sì, perché gli assediati possono sparare a quelli di sotto con l'arma da fuoco. Cioè in certi casi si arriva addirittura a dei marchingegni incredibili, tipo degli schioppi montati su delle pertiche azionati con delle funi che sparano alla cieca, a quelli di sotto. Per cui chi è assediato trova una funzionalità sì, nell'arma da fuoco. Chi assedia nell'arma da fuoco da imbracciata, appunto l'archibugio dello scheletro di Clusone, sì, per capirsi, chi assedia molto meno, indiscutibilmente molto meno, però per chi è assediato sì. Beh, basta guardare poi quelle che sono le aperture nelle mura, no? Cioè da quelle che sono le aperture fatte per tirare con la balestra, sì, o con l'arco, si arriva a quelle invece particolari con il foro e che sono le archibugiere. Per chi è assediato quello serve parecchio. Ecco. E poi ancora un'altra domanda era questa. Da quello che ho letto, appunto, mi sembra che l'Italia dei comuni è tutto un assedio, e mi è venuto in mente a questo punto un codice addirittura delle meditazioni di Gesù Cristo, dove un frate, per far pensare meglio alle clarisse, la vita di Cristo, in questo suo testo, insieme al testo, ci mette delle miniature e racconta l'andata di Cristo con i genitori in Egitto, facendo un paesaggio del tutto toscano. E questo paesaggio toscano viene caratterizzato proprio da un assedio, e si vedono questi poveretti che cadono per terra, cioè buttati giù dalle mura. Allora mi chiedevo, c'è una differenza fra l'Italia dei comuni, quindi e invece dove ci sono già le monarchie nazionali ci sono meno assedi? Cioè, voglio dire, ci sono allora grandi battaglie ma non assedi di città, o invece questo non è così? Cioè mi chiedevo se il fatto che appunto in Italia ci fossero tante città dove ognuno si può dire sì, un assedio a sé, ecco, c'è una diversità fra appunto la compagine storica dell'Italia o metti contemporaneamente in Francia, ecco. Beh, la differenza è data sostanzialmente da una variabile in questo caso che non possiamo trascurare, cioè giustamente tu dici in Italia c'è una quantità di soggetti politici, sì, grossi, piccoli, intermedi, e quindi gli assedi sono assedi praticamente quotidiani.
ci sono grandi guerre di piccoli comuni, sì. Cito per esempio quella fra San Gimignano e Volterra nel 300, che è bellissima da questo punto di vista, perché è una grande guerra di due piccoli comuni, ma è costruita proprio come una guerra importante, e quindi chiaramente c'è un proliferare molto, molto forte. È anche vero però che una guerra, qualunque essa sia, che si tratti della scompigliata Italia comunale o che si tratti della più strutturata situazione, poniamo, della Francia o di altre funzioni statali, di altre realtà statali, e comunque sia la guerra è caratterizzata anche in questo caso molto più dagli assedi, non tanto di città, ma magari sì, ci hanno anche le assedi di grandi città, ci mancherebbe altro, ma dei singoli castelli o delle singole località, quasi più di quanto non si abbiano le battaglie campali. In fin dei conti, nella storia, sia medievale fino a quella moderna, abbastanza recente, ma insomma medievale sicuramente, stiamo sulle nostre galline, come diceva Gianni Brera, stiamo sulle nostre galline, storia medievale. La guerra è caratterizzata molto più dagli assedi, che non, cioè Settia dice assedi e rapine, no? Che non dalle battaglie campali. Gli scontri campali, in fin dei conti, poi nel Medioevo, quelli epocali, che non siano scaramucce, non è che poi siano tantissimi per la verità, mentre gli assedi sono innumerevoli. Basta che ci sia da conquistare un castello, una qualsiasi fortezza, una postazione, che non necessariamente è sempre la grande città, anzi poi tutto sommato le grandi città, se facessimo un computo puramente ragionieristico degli assedi ai quali sono sottoposti le grandi città rispetto a quelli che sono sottoposti i piccoli castelli, le fortezze, le robe, il conto sarebbe assolutamente dispari a favore di queste ultime. Quindi l'assedio è una situazione assolutamente normale, e questo lo sanno anche le popolazioni, cioè chiunque sa che l'assedio non è una cosa stravagante. A noi può sembrare tale perché ormai siamo abituati in un'età in cui l'assedio come tale non lo conosciamo. Già gli assedi della Seconda Guerra Mondiale, Stalingrado, sono assedi di un tipo molto, molto particolare. Quando è successo quell'altro tipo particolare di assedio, che è stato Sarajevo, Kobane o roba del genere, chiaramente che è un assedio molto diverso logicamente dal punto di vista ossidionale rispetto a quelli medievali o protomoderni, siamo rimasti sconcertati dall'idea che nel Novecento si potesse ancora parlare di assedio, mentre invece nel Medioevo era una situazione assolutamente normale. La gente, ma anche nella prima età moderna, la gente sapeva che l'assedio era normale. Richelieu dice: tutte le città, fortezze, castelli, insediamenti fortificati, tutte devono avere perennemente all'interno una riserva di cibo per almeno un anno, indipendentemente dal fatto che ci sia in atto una guerra o no. Proprio come elemento strutturale della città ci deve essere della città o di qualsiasi posto fortificato, ci deve essere la possibilità che chi sta lì dentro possa resistere per un anno. Questo vuol dire fare i conti con l'assedio, che è la cosa più banale che può succedere, non è assolutamente un qualche cosa di straordinario, è la cosa più normale che può capitare. Ecco, un'altra domanda era questa, che riguardava Leonardo. Vedo che l'hai citato pochissimo, allora volevo sapere, in realtà va ridimensionata tutte le macchine che ha inventato Leonardo, cioè non sono state poi così importanti o no? No, non è che non sono importanti, sono importantissime quelle che ha inventato Leonardo, ma non ci dimentichiamo che Leonardo non casca dalla luna, c'è tutta una scuola ingegneristica a Firenze, a Siena, il Taccola, il Cataneo, tutta questa gente qui che hanno preparato abbondantemente Leonardo, giustamente, perché questo è stato sottolineato, perché sennò si casca, no, nell'idea che Leonardo sia il genio venuto da Vega 5 e cascato in terra. No, Leonardo è il più grande di tutti questi personaggi che sono stati preparati dagli ingegneri fiorentini prima di lui, dalla scuola senese prima di lui e così via. Queste macchine sono macchine estremamente interessanti, complesse, a volte anche difficili da realizzare, perché non dimentichiamoci che una cosa è pensare,
la macchina, e una cosa poi è realizzarla e renderla funzionale in un campo di battaglia. Questo, in questo senso le idee di Leonardo sono stravolgenti, sono modernissime. Quanto sono applicate? Beh, insomma, parecchio, ma parecchio meno, tutto sommato, perché poi le macchine d'assedio, e guardate che c'è una sopravvivenza delle vecchie macchine medievali ancora in piena età moderna, non c'è un evoluzionismo da questo punto di vista. Prima c'erano i tabucchi e i mangani, poi no, si adeguano, cambiano la tipologia, ma sostanzialmente poi nella struttura rimangono quelli. E appunto nella struttura c'è invece una permanenza delle vecchie macchine, che è una permanenza fortissima, nei confronti delle quali queste invenzioni formidabili di Leonardo, del Taccola e così via, rimangono, voglio dire a livello di esercitazioni accademiche, questo no, però rimangono ampiamente, o di Francesco Di Giorgio Martini per intendersi, rimangono ampiamente sui manuali. D'altra parte i libri di Francesco Di Giorgio Martini, sappiamo benissimo che quando viene saccheggiata la biblioteca di Urbino, la biblioteca di Federico di Montefeltro, finiscono a Milano, e lì li vede, proprio non a caso li vede Leonardo. Però si sta parlando comunque sia di una dimensione progettuale che rimane in grandissima parte tale e non tanto applicata. E un'altra cosa ti volevo chiedere, cioè, quando ci sono gli assedi nel Medioevo, questi, per esempio, gli assedianti sono animati da un forte, diciamo, senso di amor di patria. Ecco, con le compagnie di Ventura cambia qualcosa? Ma intanto sia fra gli assediati sia fra gli assedianti ci sono soldati di professione, perché non ci sono soltanto quelli che la città una località, vabbè, un piccolo castello, ma una città non è difesa soltanto dai suoi cittadini. Quando si assedia una città come Parigi, per esempio, o anche come Vienna, e non si può mica pensare che l'assedio si tenga solo con gli abitanti. Ma a Firenze nel 1529-30 non ci sono mica soltanto i fiorentini. Io pensavo alla differenza fra Medioevo, tipo, non so, Siena del 300, oppure poi le compagnie di Ventura. Ecco, pensavo se c'era stato questo cambiamento anche psicologico. In realtà l'uso dei soldati di professione viene usato e di qua e di là, quindi non è che c'è, sì, che c'è un cambiamento, c'è un'integrazione, questo sì, sempre, comunque anche nel Medioevo, un'integrazione fra popolazione civile in armi e soldati professionisti, che crea la necessità di capire i rapporti, che non sono solo i rapporti unidirezionali, come a volte si dice che i soldati fanno i prevaricatori e basta, no, a volte c'è anche il modo di trovare la compensazione da questo punto di vista. Ma quello che è importante notare in questo caso è che il rapporto fra soldati di professione e popolazione civile in armi per difendere la propria città crea tutta una serie di slittamenti, diciamo così, all'interno del diritto di guerra. Mi spiego con un esempio molto semplice. Siccome siamo a Firenze, 1529-30, ancora una volta questa vedete quanto sono bravo, sto parlando di Firenze, non ho ancora citato una volta l'assedio di Siena, e pensate che è considerato non da me, ma dagli storici, uno dei 10 assedi più disastrosi fra il Medioevo e l'età moderna. A Firenze, 1529-30, c'è una convivenza molto difficoltosa tra i soldati di professione e i cittadini in armi, e questa convivenza difficoltosa si ha come rifrazione nel rapporto con gli assedianti. Quando Firenze cerca di far applicare anche ai suoi cittadini in armi, alla milizia, le stesse regole di guerra, cioè chi è fatto prigioniero ha diritto di essere riscattato, rispettato e così via, gli imperiali rispondono: non se ne parla nemmeno. Per i soldati sì, per i soldati di professione sì, ma per i cittadini in armi no, perché per loro i cittadini in armi sono banditi. Ve lo ricordate quel film? Achtung Banditen, non erano considerati partigiani, erano considerati banditi durante l'ultima guerra mondiale. E arriviamo al personaggio clou, Francesco Ferrucci.
che tutti quanti ci hanno insegnato, a scuola abbiamo imparato, dile tu uccidi un uomo morto, il virtuoso. Ora guardate, io non voglio parlare male di Garibaldi, ma Francesco Ferrucci era un personaggino, dal punto di vista, cioè quando prende Volterra, tanto per dirne una, intima agli imperiali feriti che sono nella chiesa di sgombrare, e questi dicono: e come facciamo, come ci muoviamo, siamo tutti feriti, non hanno obbedito all'ordine, dà fuoco alla chiesa e li fa morire bruciati vivi, tanto per intendersi. Insomma, Francesco Ferrucci non è quel fulgido personaggio che ci hanno insegnato alle scuole medie e anche alle scuole superiori, è un personaggio come tutti gli altri, con le ombre e con le... Francesco Ferrucci, che viene ucciso da Fabrizio Maramaldo, e il vile tu uccidi un uomo morto, Fabrizio Maramaldo gliele fa pagare tutte, gli fa pagare il fatto che intanto, vabbè, è un nemico, ma come nemico lo potrebbe ancora salvare, gli fa pagare il fatto che è un cittadino in armi e non è un soldato, gli fa pagare il fatto che, essendo cittadino in armi e non soldato, si è macchiato di delitti come quello di Volterra, o peggio ancora ai suoi occhi si è macchiato del delitto di aver ucciso un messo che gli era stato mandato per parlamentare. I legati, gli ambasciatori, i messi non si toccano, non devono essere neanche sfiorati, e lui lo aveva ammazzato. E quindi Fabrizio Maramaldo, che sarà stato quello che sarà stato, io non voglio mica dire, la storia non si fa con giudizi morali, ovviamente, come lo sappiamo perfettamente tutti quanti, però Fabrizio Maramaldo in quel momento gliele fa pagare tutti. Quindi il discorso fra soldati di professione e soldati in armi e cittadini in armi è un discorso molto delicato, che poi va a influire sulla formazione, siamo nella fase aurorale della formazione del diritto di guerra in questo caso. Avrei ancora due domande. Una è che tu nel tuo sottotitolo dici appunto assediati dal Medioevo all'età moderna. Ecco, allora volevo chiederti il passaggio, cioè c'è una costante in cui si può dire c'è una costante nel Medioevo, una costante nell'età moderna, e il discrimine è la polvere da sparo e i cannoni, oppure no? No, la polvere da sparo e i cannoni sono soltanto un discrimine che riguarda esclusivamente le tecniche militari, le tecniche di guerra in campo ossidionale. In realtà questa era proprio l'ultima parte, cosa che a me interessava, perché proprio all'inizio del libro io dico con chiarezza: questo non è un libro di storia militare, di storia ossidionale, non fosse altro perché la storia della sedi dal punto di vista della tecnica militare l'ha trattata benissimo Aldo Settini, ha scritto un capitolo che poi in realtà è una monografia molto difficile da leggersi, molto piena, molto densa, per carità, ma chiarissima da questo punto di vista. Quindi a me questo aspetto era quello che mi interessava meno, perché c'è chi lo ha scritto meglio di me. A me interessava il discorso di lunga durata, invece interessava quei punti in cui le cesure sono più sfumature che non cesure, e che in questo caso, come poi chi ha letto il libro ha visto, non si limitano soltanto a Medioevo e età moderna. Io ho messo questo sottotitolo perché poi non si può promettere, però sono partito dagli assedi di Gerusalemme del primo secolo e di Iotapata, quelli descritti da Giuseppe Flavio, o Flavio Giuseppe che dir si voglia, e sono arrivato a Sarajevo. Dirò di più: quando ho cominciato a scrivere questo libro, io sono partito, dopo essermi fatto un po' un'idea, sono partito nella schedatura del materiale, sono partito da Sarajevo. Ho cominciato con Sarajevo e sono tornato indietro, perché quello che interessava a me era vedere come si arrivava, come Sarajevo, Kobane o cose di questo genere, o sedi di questo genere, erano la rifrazione, il punto di arrivo di qualche cosa che era cominciato da lontano, da molto lontano, dalla Palestina nel primo secolo dopo, come minimo, senza andare a cercare cose ancora più lontane di queste. Quindi il discorso della polvere da sparo è un discrimine per un certo aspetto della guerra d'assedio. Poi c'è tutta un'altra serie di cose, di aspetti di questa guerra, che un assedio è stato definito, Alfani e Rizzo, sono un contemporaneista e uno storico dell'economia, hanno definito l'assedio un elettrocardiogramma sotto sforzo. A me interessava questo aspetto. Quando ho letto questa definizione ho detto: oh, eccoci, ho capito che cosa mi interessava capire.
mi interessava capire questo elettrocardiogramma sotto sforzo in quale misura era riproponibile a Jotapata nel 70 dopo, nel primo secolo d.C. a Sarajevo passando attraverso tutti questi altri. Quindi quello che il discorso da polvere a spada è assolutamente vero, importante, è una cesura, ma è una cesura di un aspetto di questa guerra, non della guerra d'assedio tout court. E infine, ecco, guardando il tuo profilo di studioso, cosa è che ti ha spinto a scrivere questo libro? Mi dispiace che sia andata via la dottoressa Bertuzzi del Mulino, perché questo libro è nato, no, non casualmente, per carità, perché era parecchio che ci stavo pensando all'idea della guerra e della guerra d'assedio, ma nacque quasi per caso, come diciamo così dal punto di vista fattuale. Nacque alla fine di una delle lezioni del Mulino, quelle cose che fanno meravigliose tutti gli anni, che ora negli ultimi anni sono state in streaming per ovvie ragioni, ma quando ancora si poteva, a Bologna, nella ex chiesa di Santa Lucia, mi sembra bellissimo, c'era questa lezione, fanno queste lezioni, ci partecipa Gentina, premi Nobel, roba di questo genere, cioè personaggi di questo tipo, così per intendersi. E alla fine di una di queste, prima di andare alla colazione che viene sempre offerta dalla casa editrice, con quello che era allora il main editor, diciamo, del Mulino, Ugo Berti, ci mettemmo a chiacchierare lì fuori aspettando, e lui mi fa: ma me lo fai un libro sulla guerra? Che c'hai a fare sulla guerra? E io sul momento dissi: ma sulla guerra, boh, non lo so. Non è che improvvisai e tirai fuori il coniglio dal cilindro, perché questo ci stavo pensando da tempo, e dissi: però guarda, io da tempo sto pensando all'idea di parlare dell'assedio. E lui fece: non dal punto di vista ossidionale, ma dal punto di vista psicologico. Ora mi garba, disse. No, mi garba non lo dice, perché è bolognese, i bolognesi non dicono mi garba. Disse: mi piace. E da lì si affinò questo discorso, e da lì nacque l'idea di fare questo libro con queste caratteristiche. Nacque da questo, ripeto, era una qualche cosa che io mi portavo dentro, perché mi interessava davvero capire che cosa era stato un assedio, non dal punto di vista militare, ma da quest'altro punto di vista. Ecco, ultimissima cosa, quando tu parli appunto dei tre o quattro forse assedi, ecco, a un certo punto tu dici che in realtà proprio nel primo con Costantinopoli tu dici e metti giustamente in sottolinei che il Piccolomini parla per la prima volta dell'Europa pensandola come patria. Ecco, tu dici appunto che c'è una diversità fra il fatto che è rimasto un cristianesimo cattolico e che non fa più parte con quell'altro cristianesimo islamizzato. Ecco, allora mi chiedevo se c'è ancora in realtà, cioè pensando al giorno d'oggi, insomma, i rapporti con la Turchia, ecco, mi sembra che ci sia, anche se in modo diverso, forse più politico, sempre questo senso del, appunto, di una cesura forte fra una parte appunto che, cioè non mi sembra un caso, ecco, che la Turchia non sia ancora dentro l'Europa. Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì. Costantinopoli del 1453, come io scrivo, è la fine di un equivoco, perché come sappiamo perfettamente da questa parte del tavolo, perché l'abbiamo raccontata ai nostri studenti, i rapporti tra la cristianità orientale e quella occidentale sono sempre stati più turbolenti che si potesse immaginare, perché per la Santa Romana Cattolica Apostolica Chiesa, quelli là, gli ortodossi, erano sì, d'accordo, erano cristiani, ci mancherebbe altro, ma insomma poco manca, non dico che fossero considerati eretici, ci mancherebbe altro, sarebbe una sciocchezza, però insomma gente che faceva girare l'anima ma parecchio da tutti i punti di vista. In questo senso, come dire, è la fine di un equivoco. Adesso quella parte di cristianità che era sempre stata una parte di cristianità scomoda con la quale convivere, adesso non è più cristianità, sono gli altri, sono la Turchia, appunto, ormai è l'Islam, è la Turchia. E quindi secondo me, io ho fatto queste, è un giochino ovviamente, se ne potrebbero trovare tantissimi altri, o punti che avrebbero esattamente, o nessuno che avrebbe lo stesso senso, ma così, tanto per finire con una specie di giochino da tavolo di società, ho detto: beh, secondo me questi scandiscono, come dire, una curvatura nelle coscienze
nel modo di pensare, nel modo di percepire l'altro, e in questo caso appunto l'Islam, il 1453 nel senso che ho detto, il 1565 Malta, perché è consolida la presenza di questa presenza piccola ma insomma agguerrita e importante nel Mediterraneo. Sappiamo benissimo che i cavalieri di Malta non ci volevano stare a Malta, erano scomodi, era brutto, volevano andare da un'altra parte. Dopo l'assedio fermi, e se i turchi ritornano? E non è un caso che poco dopo nasca la Valletta, per intendersi, e che si consolidi, quindi in funzione di un bastione anti-islamico. Qualcuno ha detto, ma guardate, è una sciocchezza, perché io questa storia fatta con gli antecedenti e le preparazioni di, non ci credo, non fa parte della mia epistemologia. Ma qualcuno ha detto, il 1565 Malta anticipa il 1571 Lepanto. Io non amo questo modo di fare storia, perché è un modo troppo pittoresco, ma insomma, per capirsi, siamo all'interno di questo modo di pensare. E poi Vienna, 1683, Vienna viene salvata da Giovanni III Sobieski. Oddio, i miei amici polacchi mi dicono sempre, quando parlano di questo, ma se insomma quel giorno il nostro re di Polonia, capo della Confederazione Polacco-Lituana, Giovanni III Sobieski, se quel giorno si faceva un mazzolino di capperi suoi, non era meglio? Visto come l'Europa ci ha ripagato in seguito, poteva anche lasciare che Vienna se la pigliassero i turchi e buonanotte al secchio. Vabbè, è una battuta che fanno i miei rancorosi amici polacchi, ma 1683 è il salvataggio di Vienna, è appunto il bastione della civiltà, della cultura cristiana che respinge l'Islam. L'ultimo, quello del 1716, perché ce l'ho messo? Corfù. Di per sé non è un grande assedio. I turchi vengono debellati mica tanto dalla sortita dei corfioti, vengono debellati da una tempesta strepitosa che gli butta la flotta sott'acqua, e quindi se ne vanno. E viene celebrato, giustamente, io l'ho voluto sottolineare, questo è quello che dà vita al Judita Triumphans di Vivaldi, no? Rappresentato nel novembre del 16. Però che cosa viene fuori con questo? Viene fuori che Venezia comunque sia l'anello debole dello schieramento, perché è stata salvata, Corfù è stata salvata dalla tempesta più che non dalle armi, e non a caso il 1716 prepara la pace di Passarowitz, che come sappiamo perfettamente in qualche modo è una Yalta del diciottesimo secolo. Va bene, fin qui arriva l'Islam e non venite oltre, fin qui arriviamo noi, ma il noi non è il leone di Venezia, il noi è l'impero, e quindi, come dire, il ruolo di Venezia incomincia già a essere demansionato da questo punto di vista con questo episodio. Ne ho presi quattro, così, ripeto, è quasi un gioco da tavolo, ma per capire un po' quali, a mio parere ovviamente personalissimo e del tutto discutibile, possono essere considerati episodi ossidionali che contribuiscono a curvare il modo di raffigurarsi i rapporti con l'Islam. Bene. Per quanto riguarda me, sono contenta di tutte queste risposte e spero che abbiano reso ancora più chiaro. Io ti ringrazio tantissimo della tua gentilezza e delle tue domande, appunto. Ecco, vorrei fare anch'io qualche brevissima osservazione, richiesta di spiegazione. Ecco, ne faccio tutte e solo tre piccole curiosità che metto tutto insieme. Gli assedi dell'età medievale, età moderna, su cui ti sei soffermato, e poi ci sono i grandi assedi ricordati del XX secolo, no? Leningrado, Stalingrado, ci metto anche Berlino 1945, potremmo metterci anche Berlino al tempo del muro, anche, ma insomma, Berlino, ecco, ci sono tante differenze, però secondo me c'è anche vari punti di contatto, cioè per esempio la fame, cioè uno dei mezzi per costringere ad arrendersi è prendere per fame, e poi la paura, soprattutto se penso a Berlino del 45, quindi tante differenze ma anche qualche punto di contatto. Poi la seconda curiosità è
che poi in parte è rivolta anche a Chiara, ma nell'iconografia degli assedi, no, che credo sia un materiale molto ricco, cosa si mette in risalto? E che c'è una corrispondenza nell'iconografia con quello che emerge dalle altre fonti, dalle fonti narrative? Questa è... E poi l'ultima, forse di carattere così un po', ecco, per quale motivo nella storiografia dei giorni nostri c'è questo interesse per la storia militare? Il tuo libro non è di storia militare, è un libro, direi, con un'apertura socioculturale, con ampio spazio agli aspetti antropologici, psicologici, quindi è tutt'altra cosa, però c'è un interesse per la storia militare, per le battaglie, che, ecco, io me lo domando, no? Perché è uscito di recente dalla Terza, battaglia di Tagliacozzo, battaglia di Campaldino, poi Montaperti l'hai fatta tu, mi sbaglio, ma insomma un po' di tempo addietro, no? Benevento è stato fatto per l'editore Salerno. Benevento, Tagliacozzo, Campaldino. Per Pacini adesso Montecatini fatto da... C'è più differenza, insomma, con approcci diversi, c'è più di uno su Campaldino. E poi ora mi dici addirittura la battaglia d'Alto Pascio, quindi mi hai detto, no? Quindi, sì. Sì, con questa sarà forse un pisano a scriverlo perché... Francesconi. Montecatini ha fatto Francesco. Va bene, è un pistoiese, ma è una grande sconfitta dei fiorentini. I fiorentini del 300 erano grandi mercanti, abili a trattare con le città, ma dal punto di vista militare erano un disastro, perché sia Guccione della Fagiola che poi Castruccio Castracani, ecco, insomma, sonore sconfitte ai fiorentini. Ecco, come mai questo interesse? È un interesse solo legato a un pubblico che vuole leggere di queste battaglie, o c'è qualcosa? Ecco, è una domanda che mi sono posto, ora non so se volete rispondere, sì, sull'iconografia. Sull'iconografia lascio rispondere a chi è maestra di questo aspetto. Su questo credo di poter rispondere. Allora, intanto diciamo che l'interesse per la storia militare poi di fatto non è mai stato abbandonato, e questo sì, stato da qualche tempo sdoganato, che è un po' una cosa diversa, perché l'interesse per la storia militare che c'è sempre stato era un interesse basato esclusivamente su armamenti, tipologie degli eserciti, battaglie, schieramenti, tattiche, schieramento sul campo e cose di questo genere, e quindi interessava chi era attratto, diciamo, da una storia proprio militare nel senso stretto del termine, quello che potevi fare seguendo appunto questi aspetti. Più recentemente però, voglio dire, si sta parlando di Contamin, per esempio, o sì, altri un approccio, sì, o storici di questo genere. La storia della guerra è diventata una storia, diciamo, più completa, più complessa, che coinvolge anche tutto quello che c'è intorno alla guerra. Penso, ho citato Contamin, perché quando Contamin parla di storia della guerra parla anche di tutto l'indotto intorno alla guerra, no? Quindi storia economica o storia anche sociale, dei rapporti sociali e così via. Quando in un convegno Datini di tanti anni fa è stata affrontata la storia della guerra, è stata affrontata da un punto di vista del côté economico, del risvolto economico, e quindi ora ultimamente queste battaglie sono state riscoperte per capire intanto come vengono raccontate, che cosa rappresentano nella costruzione di un immaginario condiviso, di una memoria storica condivisa. Cioè, sono molti gli aspetti che hanno sdoganato, che hanno contribuito a sdoganare la storia della guerra e a tirarla fuori da quegli aspetti molto specialistici di storia degli schieramenti, di come si combatteva, di dove erano sistemati gli arcieri, di dove c'erano gli archibugieri e così via, cosa che peraltro in qualche caso è un esercizio non di rado induttivo, perché non sempre è facile capire come si schieravano davvero sul campo di battaglia. Io ho scritto un libro sulla battaglia di Montaperti, io l'ho definita una battaglia fantasma,
perché di Montaperti si sa soltanto che è stata combattuta il 4 settembre del 1260 e che hanno vinto Senesi e Ghibellini. Stop! Tutto il resto, i Senesi e Ghibellini con i Cavalieri di Manfredi. Stop! Tutto il resto è frutto di narrazione, perché non c'è una cronaca coeva. L'unico testimone coevo che parla della battaglia di Montaperti dice: la cavalleria attaccò a Cuneo. E bravo Sant'Antonio, si attacca a Cuneo 9 su 10, come attacchi? Si attacca sempre così, è come dire niente, francamente. Quindi c'è tutto un interesse anche per come è stata raccontata, chi ha raccontato, perché e con quali. Però appunto secondo me è stata sdoganata, anche perché ormai la storia della guerra non è più una storia della tecnica di combattimento, ma è una storia più complessiva degli aspetti sociali, degli aspetti psicologici e anche economici. Sul resto dell'iconografia lascio a chi sa più di me. Ma di nuovo io ripeto che non mi sono mai occupata di assedi, quindi dovrei scrivere un libro da questo punto di vista. L'unica cosa che mi viene in mente è che avevo curato la pubblicazione della cronaca del Villani figurata con tutte le miniature. Ecco, allora pensando lì evidentemente ogni volta cambia il punto di vista, perché se si sta pensando agli assedianti che avranno la vittoria, vengono sottolineate soprattutto le macchine da guerra, i trabucchi, ecco. Se invece si pensa che è l'assediato che vincerà, allora si vedono sempre le mura e le persone che tirano. Oppure ancora, sempre dal punto di vista degli assedianti, se si pensa sempre che si vincerà, si fa vedere le mura con il poveretto che cade. Questa è una delle cose così. Poi c'è anche tutto il gioco delle bandiere, bandiere che si alzano, si abbassano a secondo di chi vince. Quindi bisognerebbe fare appunto una storia specifica, e quindi sì, forse questo la rimandiamo al futuro. Ci sono dei protagonisti iconici molto particolari, le scale. Certo. Le scale che sono fondamentali, sì. Perché però appunto le scale logicamente presuppongono poi un'altra iconografia, che è quella di chi respinge le scale e chi, certo, e chi tira le sassate, sì. Scene nelle quali compaiono molto spesso, sì, le donne, sì, che sì, sono protagoniste importantissime. Ecco, poi ancora un'altra cosa sono le torri che vengono minate, cioè con tutte le gallerie sotto che si incendiano e cadono. Certo. Questa è un'altra delle cose che venivano fatte. Ecco. C'è una cosa in questa iconografia che a volte questa bisogna un po' decostruirla e stare molto attenti. Si vede talvolta un uso che sembra così corrente della cavalleria. Attenzione, perché in una guerra d'assedio la cavalleria serve e non serve. Raimondo Montecuccoli diceva: quando fai una guerra d'assedio la cavalleria non ci fa niente. Non è del tutto così, serve anche quella, però aveva sostanzialmente ragione. È inutile, il cavallo lo mandi contro le mura, non ci fai niente. Serve magari agli assediati per fare le sortite, questo sì, e allora deve avere anche la cavalleria per resistere alle sortite, questo siamo d'accordo, però non è l'elemento principale, mentre invece nell'iconografia si vedono questi cavalieri che a cavallo con le spade in mano si lanciano contro le mura. Quelli non fanno niente, perché quando arrivano sotto le mura possono far così e salutare, basta, non è altro che questo. Bene, io direi di fermarsi qui, cioè normalmente si diceva al pubblico, se qualcuno voleva così porre una domanda, una curiosità in qualche modo ai presentatori, ma ora con questa diretta streaming è molto più complicato, no? Mi pare, non credo si possa fare. Sì? Allora, se c'è qualcuno, uno che, ecco, una domanda, via. Visto che... Sì, visto che aveva accennato all'assedio di Siena, quello di Cosimo I, che c'è anche nel... a Palazzo Vecchio, può dirci qualcosa? Sembra una serie molto importante quello che... Dunque vediamo, sono le 6, io bisognerebbe che prendessi un treno prima delle 8, no. Mentre il qualcosa presuppone che potremmo star qui a chiacchierare fino alle 6. No, poi sai, se si tocca Siena, no, sono molto contenuto, un argomento particolare. No, sono molto contenuto. È appunto considerato uno degli assedi più duri, dei 10 assedi più duri della storia medievale e moderna. È un assedio effettivamente, ma guardate che da questo punto di vista
è un assedio che in qualche modo richiama quello di Saint-Cyr del 1573, sono assedi veramente, veramente disastrosi, che mettono, quello di Siena, allora, che mi ha chiesto questo, che mette a dura prova non soltanto gli assediati per forza. Siena si arrende, non è conquistata di slancio, Siena si arrende nell'aprile perché dentro la città c'è rimasto da mangiare i mattoni e le pietre, fine. Quando aprono le porte sono rimasti vivi in meno di 10.000, perché tutti gli altri sono morti di fame, di stenti, di malattie e di quanto vogliamo. Però non se la passano granché meglio anche gli assedianti. Mettere un assedio da Sun Tzu fino a Machiavelli e via via, mettere un assedio è sempre pericoloso, perché non sai quanto dura, non sai come può andare, può risultare uno smacco. Un assedio, chi lo paga gli costa l'ira di Dio. Cosimo de' Medici a un certo punto si mette le mani nei capelli, perché l'assedio di Siena gli sta costando un patrimonio. E infatti quando ordina l'assalto per Natale, che poi non riesce perché a Siena hanno capito che stanno attaccando e resistono, ma lo fa perché dice: oh, io non ce la faccio più a pagare. Veramente gli sta costando un occhio della testa. Diverso è la situazione psicologica dei soldati di professione. Per esempio Cosimo de' Medici ce l'ha un po' con il Marignano, perché dice: sta tirando le cose troppo per le lunghe, e chiaramente più lui ci sta e più prende, i soldi. Gli stessi soldati, se un assedio dura ragionevolmente a lungo, hanno tutto l'interesse a protrarlo. Sto citando Vespasiano da Bisticci, che parla dei soldati di Federico da Montefeltro che stanno assediando Volterra nel 1472. E siccome lui fa le cose abbastanza spicce, come sappiamo, l'assedio di Volterra dura pochissimo, i soldati, dice Vespasiano da Bisticci, se bene non lo so, dice, i soldati gli dicono: ma insomma non si fa così, perché questo era un assedio che noi potevamo portare avanti per mesi e mesi e guadagnarci un bel po' di tempo, e in questa maniera voi ci state riducendo alla povertà, ci volete mandare tutti all'ospedale, dicono in questa parte. Quindi è un algoritmo anche per gli assedianti, oltre che per gli assediati. L'algoritmo degli assediati è quello di riuscire a trovare l'equilibrio fra persone che stanno dentro e risorse alimentari, persone e animali, perché c'è da mangiare anche ai cavalli e agli animali, non soltanto. Per gli assedianti l'algoritmo è quanto dura l'assedio, perché poi quando comincia la stagione invernale bisogna dormire all'addiaccio, bisogna trovare dei ripari di fortuna. Quando è finito tutto il cibo che possiamo trovare e il foraggio che possiamo trovare intorno, che si fa? Mica si va alla Coop a ricomprarlo, alla Conad. E allora il Monluc scrive della sedia di Siena: se nell'inverno del 55 avesse nevicato, i soldati del Marignano avrebbero dovuto togliere il blocco, perché non ce la facevano più, erano costretti anche loro a mangiare quel che trovavano e stavano veramente, veramente male. Non nevicò nell'inverno del 1555 e la storia curvò in un modo anziché in un altro, forse avrebbe curvato nello stesso modo, non possiamo dire, la storia non si fa con i se e con i ma, non è l'amore per la storia controfattuale, però a volte chiedersi quale elemento, quale sliding door abbia agito in quel momento è legittimo nel cercare di fare. Ecco, in questo caso la sliding door disse: no, non nevica, e gli imperiali poterono continuare. Quindi l'assedio di Siena è questo. Poi non dimentichiamoci che quando si parla dell'assedio di Siena, ma come quello di Firenze del 29-30, si parla di un assedio della città dominante intorno al quale c'è la guerra nel territorio, c'è la guerra nel territorio. L'assedio di Firenze del 29-30 non è soltanto l'assedio delle mura fiorentine prese a cannonate, e tra l'altro difese dalle artiglierie di Vannoccio Biringucci e del contingente senese che combatteva insieme ai fiorentini repubblicani contro i Medici. Non è soltanto questo, è una guerra nello Stato, lo sappiamo perfettamente. La guerra di Siena non finisce con la capitolazione di Siena, con la resa a patti all'impero nell'aprile del 1522, continua fino al 59,
perché poi si continua a combattere in Maremma, si continua a combattere in Val d'Orcia, si continua a combattere in pezzetti della Chiana, fino alla pace di Catocambresi. Quindi l'assedio di Siena, come quello di Firenze, sono assedi che coinvolgono tutto il territorio dello Stato. Visto come sono stato bravo, veloce, sì, e non sono stato per niente di male. Va bene, io direi a questo punto di fermarci qui, ringraziando i presentatori Franco Cardini, Chiara Frugoni e soprattutto Duccio Valestracci, che in qualche modo ci ha illustrato sia, diciamo, quello che è il punto di partenza di questo libro, che mi pare tu l'abbia sentito fortemente, no? Come... Allora, intanto grazie a voi e alla Mica, che mi sente, a Chiara Frugoni, a Franco Cardini, alla Maria, che ci ha ascoltato. L'ho sentito questo... L'ho sentito questo libro, l'ho sentito tantissimo, mi ci sono fatto coinvolgere per almeno due aspetti. Gli storici non devono mai essere coinvolti in quello che scrivono, mai, ma ci sono due aspetti che mi hanno coinvolto tantissimo, e sono l'aspetto delle prede di guerra, delle prede umane di guerra, e del ruolo delle donne nell'assedio. Le donne nell'assedio hanno un ruolo formidabile, bellissimo, entrano sotto, diventano eroine, diventano quasi elementi cristomimetici, appena si spegne la luce ritornano a essere soltanto donne, e questa è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo. E l'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è stata la sorte delle prede di guerra, cioè la fine che fanno soprattutto le donne e i bambini. Gli uomini vengono ammazzati, non c'è problema, quando, come sappiamo benissimo, quando una città o una fortezza non si arrendono, c'è il diritto di preda. Se si arrendono non possono essere toccate, poi vabbè, non possono essere toccate. Volterra si era arresa, figuriamoci che cosa non gli è stato fatto, non possono essere toccate. Ma se non si arrendono c'è il diritto di preda, il diritto di essere messi a saccheggio per 3 giorni. E la cosa che mi ha toccato profondamente è la sorte delle donne e dei bambini in questi casi, perché sono soltanto carne da stupro e da violenza sessuale, e questo veramente è stata una cosa che mi ha chiuso lo stomaco quando lo scrivevo. Non si deve fare, ma siccome anche gli storici sono fatti di carne, ossa, di modo di pensare e di etica soprattutto, non ho potuto non farmi coinvolgere. Va bene, grazie a tutti e alla prossima occasione.